giornata caratterizzata da nuvolosità e piogge sulle regioni meridionali del paese, da nuvolosità variabile sulla Sardegna e da cieli poco nuvolosi o addirittura sereni sul resto del paese. L'evoluzione delle prossime ore e dei prossimi giorni vede lo stabilirsi di venti settentrionali che porteranno ad un miglioramento al sud, ma anche ad un generale abbassamento delle temperature. Per mezzo del satellite possiamo vedere dove è stata più intensa la nuvolosità sulle nostre regioni quest'oggi. Le nubi hanno coperto soprattutto le isole maggiori ed i versanti tirrenici, marginalmente anche le zone adriatiche, anche se con nuvolosità più frammentata. Sono invece risultati sereni i cieli al nord. Durante la notte nuvolosità irregolare su Sicilia e Sardegna, con piogge sparse, nuvoloso sul resto del sud, ma isolate le precipitazioni. Poco nuvoloso al centro-nord, con riduzioni di visibilità sulla pianura padana occidentale. Per domani, graduale diradamento delle nebbie e cieli sereni e poco nuvolosi, o poco nuvolosi al centro-nord, salvo temporanei addensamenti lungo i rilievi appenninici. Al sud rimane della nuvolosità irregolare, con residue precipitazioni su Sicilia e Calabria, ma con tendenza a graduale miglioramento. I venti soffieranno ovunque moderati dai quadranti settentrionali, tendenti a rinforzare, ad iniziare dalle regioni settentrionali. I mari sono previsti generalmente mossi, con tendenza a graduale aumento del moto ondoso, ad iniziare dai bacini settentrionali. Su questa grafica abbiamo inserito anche il simbolo della diminuzione della temperatura che gradualmente avverrà sul nostro paese nei prossimi giorni, per lo stabilirsi di correnti settentrionali. E con questo abbiamo concluso, vi lasciamo con l'augurio di un buon inizio settimana e dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.